accolti da amici o parenti, i turisti canadesi sono pronti a raggiungere le località di villeggiatura o i paesi d'origine. Per molti, al loro primo viaggio in Calabria, si tratta dell'inizio di una straordinaria avventura. L'avventura calabrese non si chiama soltanto mare. Pur essendo, come già detto, una regione marittima, la Calabria è fortemente segnata dai rilievi montani, con quattro gruppi montuosi di eccezionale bellezza: la Sila, il Pollino, le Serre e l'Aspromonte. Sila e Aspromonte formano il Parco Nazionale della Calabria, istituito nel 1968 e nel cui interno vivono flora e fauna tra le più interessanti del meridione. Nella provincia di Catanzaro, le località più importanti sono la Sila Piccola e le Serre. La Sila Piccola, interamente ricoperta da boschi di pino e di abete, ricorda il paesaggio svizzero. I suoi suggestivi laghi artificiali sono meta di migliaia di visitatori e teatro di spettacolari gare sportive. Fiori all'occhiello della Sila Piccola sono il villaggio Mancuso, caratterizzato da tipiche costruzioni in legno, e il villaggio Palumbo, dotato di esclusive strutture come il bob artificiale. In Sila, per la gioia degli ambientalisti, vivono gli ultimi esemplari di lupi appenninici, oltre a diverse specie di mammiferi e uccelli. Splendido è anche l'altipiano delle Serre, che ruota attorno al nucleo di Serra San Bruno e della sua incomparabile certosa, un ampio complesso monastico ricostruita nel 1595 con all'interno statue marmoree e un busto argenteo di San Brunone. L'aeroporto, dicevamo, sta vedendo crescere di anno in anno il suo flusso di traffico aereo. La Calabria è regione periferica geograficamente e, pertanto, difficile da raggiungere con mezzi tradizionali come l'automobile e il treno. L'aereo annulla le distanze e consente un notevole risparmio di tempo e di denaro, sia se si tratti di viaggi di affari, sia se si tratti di vacanze. Vacanze che in Calabria non sono solo legate al binomio mare-montagna. La Calabria, segnata fortemente dalle fondazioni della Magna Grecia, è anche terra di presenze archeologiche ed artistiche. La regione nei secoli è stata oggetto di dominazioni straniere, dai Greci ai Romani, dai Bizantini ai Normanni, dagli Svevi agli Angioini, dagli Aragonesi agli Spagnoli, dai Francesi ai Borboni. Tutte vicende storiche che hanno lasciato segni importanti. Tra i tesori archeologici bisogna mettere al primo posto, quantomeno come notorietà mondiale, i bronzi di Riace o guerrieri di Riace, stupende statue bronzee, opere originali greche del V secolo a.C., pescate proprio nel mare di Riace e riportate al loro antico splendore da un restauro durato molti anni.
I bronzi, dopo l'enorme successo delle mostre di Firenze e Roma, sono ospitati stabilmente nel Museo Nazionale di Reggio Calabria. Altre notevoli tracce della Magna Grecia sono la colonna di Era Lacinia a capocolonna e i resti dell'antica Skilletion a pochi chilometri da Catanzaro. Montagna, natura e storia, cultura e folklore. Questa è in sintesi la Calabria. Una regione che bisogna conoscere per poterla amare, che bisogna scoprire giorno dopo giorno, passando dalle azzurre marine ai selvaggi boschi silani, attraversando paesi sperduti e grandi altipiani, conoscendo le tracce dell'antichità. E tutto questo oggi è possibile anche grazie all'aeroporto di Lamezia Terme, dove in poche ore di volo può atterrare da qualsiasi parte dell'Europa, delle Americhe e dell'Oceania un già. E grazie anche al silenzioso ed efficace lavoro del Consair. Thank you.